opposta. Dall'altra parte, nel Perugia, non c'è lo squalificato Gyomber, fortunato dell'ultimo minuto, Mustacchio preservato per la difficile sfida contro il Padova del nigeriano, il ragazzo arrivato dal Novara in estate. Batte Colombatto, forte, secondo palo, però la deviazione volante in area di rigore, il Verona due volte alla fine. Alleggerimento pericoloso per Marco Silvestri, ultimo tocco di un gioco, sbaglia il tocco Kingsley, forse fuori gioco, sì, si alza la bandierina. Dragomir Kingsley accompagna bene, occhio perché il Perugia arriva, destro di Vido, palla con lanci provenienti dal centrocampo avversario, allora conosce bene Crescenzi. Un break qui del centrocampo, nel mezzo passo falso del Palermo di ieri contro il Venezia, che vuole approfittare soprattutto. Sono in due sul pallone, cioè Ferre Cremonesi, se la cava il Perugia. Il Verona è ancora lì, Dragomir palleggia di fronte alla sua area, esce con calcia la rebi addosso a Cremonesi. Davvero un muro insuperabile in questi primi 36 minuti. Contatto tra Dragomir e due giochi. Kingsley, bravo Vido, cerca la traccia, non la trova perché c'è l'intervento di Balkovic. Si combatte ancora al limite dell'area di rigore del Verona. Dragomir messo a terra subito. Crescenzi con le mani, movimenti di Laribi, impreciso Crescenzi. Laribi va a ringhiare su Moscati. Verre, il cervello del centrocampo del Perugia. Apertura di Caracciolo che del compagno, esultato anche Giampaolo. Davvero a livello psicologico questo ragazzo riesce a mettersi alle spalle 8 partite complicate. Melchiorri ce l'ha sul sinistro, sterzata, ora va sul destro. E i rosanero lo hanno provato a ritrattare fino all'ultimo. Verre, Dragomir con l'esterno, Dragomir Silvestri due anni fa, già nel giro della nazionale polacca, non è andato però al mondiale. Affonda il tackle Caracciolo, manda fuori giro, ritmo abbiamo però visto questa ripresa. Vido, Dragomir si è acceso poco, il rumeno, ultimo anno in Serie B, prima quest'ultimo periodo stagione 2012-2013 il Padova, 3 anni in Championship con il Leeds, 2 anni da titolare, poi nel 2016-2017 in panchina a fare il vice di Robert Green. Le mani addosso, sembra averle messa l'avversario Melchiorri. Non so se la spinta è stata tale, scelta rivedibile quella del numero 8. Caracciolo ruba Colombatto, con l'ingresso di Davido da avversari per la prima volta nella loro carriera da allenatori, sono cresciuti anche loro. Alla profonda di Dragomir, grande idea per Vido, praticità, cross di Moscati che arriva in mezzo, colpo di testa, parata doppia di Silvestri, ma non è finita, mancano 3 e mezzo più recupero, calcio d'angolo, palla in mezzo ancora, Silvestri le prende tutte, sempre su Dragomir,